Buonasera e bentrovati con Domenica Sport in primo piano. L'allungo dell'Arezzo, che potrebbe essere quello che potrebbe dare anche la svolta a questo campionato, anche se non mancano le sorprese, soprattutto nella zona calda della classifica. Andiamo a leggere i risultati della giornata odierna del campionato di Serie D. Girone E, Arezzo Città di Castello 1-0, Follonica Gavorrano San Giovanese 1-0, Livorno Montespaccato 1-1, Orvietana Grosseto 4-1 fuori casa, Ponzacco Ostiamare 2-1 fuori casa, Givi Borgo Pianese 2-1 fuori casa, Terranova Traiana, Poggi Monzi 3-2, un altro successo esterno, quello del Flaminia Trestina per 2-0, infine chiude il successo della Seravezza Pozzi ad Alto Pascio per una rete a zero. Questa è la nuova classifica generale. Arezzo 56, 5 punti di vantaggio con la Pianese a quota 51, Follonica 44, Poggi Monzi 43, Livorno 42, Flaminia e San Giovannese 36, Seravezza Pozzi, Givi Borgo 34, Mobilieri 32, Ostiamare, Tau Alto Pascio, Città di Castello 30, Grosseto 29, Trestina e Terranova Traiana 27, Orvietana 26, chiude il Montespaccato a quota 24. Dunque vince l'Arezzo, il cosiddetto piccolo derby con il Città di Castello, decide una perla di Gucci su assist di zona sul finire del primo tempo. Tifernati però poco pericolosi, la sconfitta della Pianese permette agli Amaranto il primo allungo, in crisi la formazione biancorossa. L'Arezzo prova la fuga in campionato. Grazie alla vittoria contro il Città di Castello e la contemporanea sconfitta della Pianese in casa contro il Givi Borgo, gli Amaranto si portano a 5 punti di distanza dalla squadra di Piancastagnaio. Contro la formazione che conta tanti ex Amaranto tra le proprie file, a partire dai dirigenti Piero Mancini e Cangi, mister Indiani decide di lasciare in panchina per evitare che delle sanzioni disciplinari possano far saltare per squalifica la prossima partita Risaliti e Castiglia, mentre Bianchi si accomoda per dare turnazione al centrocampo. Dentro dal primo minuto Lazzarini, Foglia, Damiani, Pattarello. In casa Castello invece le assenze fanno da padrone. L'ex Calderini non ha potuto prendere parte alla gara a causa squalifica, mentre Machi ha dovuto rinunciare anche a Massai e ai portieri Nannelli e Genovese. In campo gli ex Mosti e Doratiotto. Il primo squillo del match arriva al 25esimo con una conclusione a distanza di Gorini che termina abbondantemente alta sopra la traversa dopo i sviluppi di un calcio d'angolo. L'Arezzo si fa vedere per la prima volta con Pericolini in un'azione in solitaria. Il terzino classe 2004 parte a testa bassa, di sinistro calcia rete, ma la palla finisce per lambire solo la traversa. Dopo 2 minuti è Foglia a raccogliere uno schema di calcio d'angolo di Settembrini. Il centrocampista controlla in modo incerto e conclude di rimbalzo facendo terminare la palla alta sopra la traversa. Preludio alla rete che arriva al 40esimo. Zona vede il movimento fra le linee di Gucci, lancia in verticale. L'attaccante riesce ad anticipare i due difensori che lo marcavano e arriva prima del portiere ospite sul pallone. Tocco sotto di prima al volo e pallonetto che finisce in rete. Per Gucci si tratta del quinto sigillo stagionale con la maglia dell'Arezzo. Poco altro succede fino al termine della prima fazione di gioco. Nella ripresa Indiani inserisce dal primo minuto Bianchi al posto di Damiani ammonito. Dopo 6 minuti Bramanti raccoglie un passaggio dentro l'area di rigore di Pericolini e calcia a rete di piatto, quasi a botta sicura, creando l'illusione del gol mancato per un soffio. L'ultima occasione del match si ha al 14esimo del secondo tempo. Gorini, play della formazione ospite, calcia diretto una punizione dai 30 metri, ma Trombini non si fa trovare impreparato e devia in angolo. Dopo 5 minuti di recupero, colmi di sofferenza per l'Arezzo in ripiego per difendersi dagli ultimi assalti della Città di Castello, l'arbitro decreta la fine dell'ostilità. I giocatori, insieme allo staff tecnico, a fine gara si portano sotto la curva sud Lauro Minghelli per prendersi gli applausi per i 3 punti ottenuti, ma con la notizia della sconfitta interna della Pianese i festeggiamenti sono doppi, dato che l'Arezzo adesso può vantare 5 lunghezze di vantaggio dalla diretta concorrente. E allora sentiamo le reazioni nel dopo partita, sentiamo le parole di Paolo Indiani. 3 punti quelli con il Città di Castello all'insegna del numero 5, 5 punti di vantaggio sulla Pianese, il gol vittoria di Gucci è il numero 5 in stagione per l'attaccante Amaranto, 5 infine le vittorie consecutive per l'Arezzo, non accadeva dal girone di andata. Questo il commento di Paolo Indiani. Potevamo raddoppiare, non ci siamo riusciti e poi siamo prese paura, ci siamo presi paura abbassandoci più di dovuto
rischiando, credo, il minimo indispensabile e potendo fare sempre il secondo, però ci siamo abbassati troppo. L'importanza del risultato ci ha fatto abbassare in una maniera incredibile. Le chiedo, mister, se per la formazione iniziale che ha schierato in campo hanno pesato le diffide. Sì, i cartellini sono sempre importanti, come la sostituzione di Damiani nell'intervallo, anche quella è stata dettata dal cartellino preso, perché il rischio di rimanere in 10 e poi fai il cambio con uno di pari valore. E la formazione iniziale, oltre al discorso di diffide, anche per un ricambio, perché abbiamo enorme fiducia in tutti gli elementi della rosa e credo che quelli che sono andati l'abbiano dimostrato. E adesso queste le parole, sentiamo le parole di Gualtiero Machi, l'allenatore del Città di Castello. Chiediamo anche a lei un'analisi della partita, una situazione che per la formazione che lei appunto allena si fa sempre più complicata. Sì, visto il risultato di oggi sicuramente stiamo perdendo posizioni in classifica, però diciamo che la partita è stata combattuta, abbiamo dato del filo da torcere alla prima in classifica e soprattutto l'atteggiamento del secondo tempo è stato un atteggiamento più coraggioso e più combattivo, quindi ripartiamo dal secondo tempo di oggi. Bisogna lavorare per cercare di mettere a posto quei piccoli problemi che abbiamo, altro non si può fare. Fiducia, perché insomma, come sempre, insomma, le mie squadre sono belle, combattive, generose e insomma, anche oggi penso che per l'Arezzo non è stata poi così morbida, quindi questo ci deve servire da stimolo per migliorare quello che c'è da migliorare e guardare il resto del campionato in un'ottica che deve vederci insomma assolutamente protagonisti nelle prossime partite, soprattutto dal punto di vista dei risultati. E adesso sentiamo cosa ci ha dichiarato il direttore sportivo Nello Cutolo proprio appena concluso il match. Era importante, sono arrivati questi tre punti. Sì, perché ormai le partite diventano sempre di meno, quindi per noi era troppo importante. Sapevamo che non era una partita facile, perché Città di Castello viene da un periodo difficile, non a caso hanno cercato di impostare la partita per cercare di portare un punto a casa, però penso che la squadra ha fatto la solita prestazione e ha voluto vincere a tutti i costi. Mancano 8 gare, 8 finali. Sì, assolutamente, noi dobbiamo proseguire su quello che stiamo facendo e poi i conti si fanno alla fine. E invece questo è il giudizio di Giacomo Gorini, che è stato sicuramente uno tra i migliori in campo per la sponda biancorossa. Sì, con il capitano andiamo subito per questa analisi del match per quanto riguarda ovviamente il Città di Castello. Che bilancio si fa di questa partita? Ovviamente va anche una situazione, un contesto generale che adesso si complica ulteriormente. Vabbè, sì, la classifica si è complicata tanto, però bisogna rimanere fiduciosi, ripartire dalla prestazione fatta oggi, soprattutto nel secondo tempo. E se siamo questi del secondo tempo, sono convinto che abbiamo tutti i mezzi per tirarsi fuori e per raggiungere una salvezza. Altrimenti è chiaro che si fa più dura, però bisogna rimanere fiduciosi e positivi. Oggi incontravamo una squadra forte, che non a caso è prima in classifica, però diciamo che non è che abbiamo concesso chissà quanto, siamo stati compatti e solidi in fase difensiva, cose che ci erano mancate soprattutto nelle ultime partite. Poi è chiaro che dovevamo fare qualcosa più in fase offensiva, però come ho detto giocavamo anche con un avversario molto forte. E chiudiamo questa prima parte tutta dedicata al derby Arezzo Città di Castello con Damiani che è stato protagonista di una partita non sicuramente positiva. Uno dei protagonisti di questa partita, al quale ovviamente chiediamo anche come l'ha vissuta, perché gli ultimi minuti sono stati particolarmente concitati, poi sono arrivati comunque al termine dei 90 più recupero, 3 punti fondamentali. Sì, 3 punti fondamentali per il proseguo della stagione, perché mancano 8 partite, 8 finali che non dobbiamo praticamente mai sbagliare.
Alla fine abbiamo sofferto un po', ma ci sta, perché davanti a 1-0, una partita così, dove loro devono comunque dare una scossa per raggiungere il pareggio, ci sta. Abbiamo sofferto bene, non abbiamo rischiato praticamente nulla e siamo molto soddisfatti di questa partita. Ti ha condizionato il cartellino giallo del primo tempo? Eh sì, mi ha condizionato molto, difatti la sostituzione è stata anche frutto di quello e purtroppo è un mio difetto e devo migliorarlo. Mi può dare aiuto la giovane età e che ho tanti anni davanti per migliorare questo difetto. Chiudiamo questa prima parte con Domenica Sport, restate con noi, a tra poco. Seconda parte di Domenica Sport dedicata alle altre partite della Serie D e agli sport vari, ma prima iniziamo dalla Serie C con il quadro dei risultati del girone B. Li leggiamo insieme: Gubbio sconfitto in casa dall'Olbia per 1-0, Caranese Libidi 3-1, 2-2 tra Cesena e Montevarchi, Imolese e Fermana 0-0, Lucchese Ancona 1-1 fuori casa, Alessandria Recanatese 2-1, San Donato Tavernelle Siena sul neutro di Montevarchi 1-1, fuori casa a Sassari Pontedera batte Torres 1-0, Virtus Entella Fiorenzola 3-1, fuori casa Reggiana Vis Pesaro 3-0. In classifica la Reggiana comanda con 68 punti, seguita dall'Entella 62, Cesena 59, Ancona 50, Caranese 49, Gubbio e Pontedera 45, Siena 43, a 41 ci sono Lucchese, Rimini, Fiorenzola 38, Fermana 37, Torres e Recanatese 33, San Donato e Olbia 31, la Vispesaro a 30, l'Alessandria a 29, Imolese 22, Aquila Montevarchi chiude a 21 punti. Dunque oggi la potremmo definire una mezza impresa, quella del Montevarchi, che è stato raggiunto nel finale al Manuzzi di Cesena. Doveva essere la vittima sacrificale, ma non è stato così. Per poco il Montevarchi non si porta via l'intero malloppo dal Manuzzi di Cesena, al cospetto di una squadra che lotta per la Serie B, che non nasconde certo i suoi propositi, ma del resto a volte capita che Golia davanti al Davide di turno rischi grosso. È buon per i romagnoli che hanno pareggiato su rigore, altrimenti avrebbero rischiato una brutta figura. La partita inizia con un atteggiamento guardingo dei ragazzi di banchina che coprono tutti gli spazi, il primo squillo del Cesena, ma la girata di corazza è controllata dal rientrante Mazzini. Il Montevarchi replica senza remore eccessive, la conclusione di Mussis è controllata a terra da Lewis, poi l'equilibrio si spezza poco dopo sugli sviluppi di un corner. Ciofi salta indisturbato e devia la traiettoria nell'angolo giusto. Nella ripetizione si nota la libertà che ha avuto il giocatore del Cesena, ma il Montevarchi è in partita e torna ad occupare la metà campo bianconera. Grosso pericolo per il Cesena con questa conclusione deviata che sfiora il palo. Poi poco dopo, da calcio d'angolo, Mattia Gennari si inventa un colpo dei suoi e sfrutta alla grande le sue doti acrobatiche. 1-1 e partita apertissima. Finale acceso, prima Rovaglia strozza la conclusione da buona posizione, poi un contropiede di Spendi è sciupato in questo modo dal giovane attaccante romagnolo. Nella ripresa il Montevarchi gioca la carta Italenghe, ma l'occasione buona tre minuti dopo è per Adamo, la cui conclusione fa venire i brividi a Mazzini. Il Montevarchi regge bene l'urto e colpisce poco dopo, prima della mezz'ora. L'azione nasce dalla sinistra, Cherneso mette un pallone insidioso sul secondo palo, la palla è vagante e alla fine l'ultimo tocco è di Italeng, che segna proprio davanti alla porzione dello stadio dove sono alloggiati i tifosi aquilotti. Il Cesena capisce che si mette male, giro di cambi, Spendi cerca di farsi perdonare l'errore precedente e colpisce il palo con questo tiro dalla distanza. Finale molto acceso, Corazza fa sempre male quando punta l'uomo, Tozzuolo non fa complimenti e si becca il cartellino rosso, con tanto di rigore per i padroni di casa. Per l'attaccante romagnolo dagli 11 metri è un invito a nozze fare gol. 2-2 con un uomo in meno, il Montevarchi regge l'urto finale e alla fine si porta a casa un punto che sa di piccola speranza. E allora, prima di proseguire con i tre servizi ancora che restano per la Serie D, una notizia che riguarda una competizione che oggi ha tenuto con il fiato sospeso Foiano, il centro della Valdichiana, è proprio arrivata in questo momento la notizia che
che il Carnevale 2023 è stato vinto da Bombolo. Vi saremo essere più precisi nelle prossime edizioni dei telegiornali. Torniamo al calcio, nuovo colpo della Terranova Traiana, che la possiamo considerare la vera rivelazione di questa seconda parte della stagione. Non sappiamo se è il caso di esagerare con i superlativi, ma il Terranova Traiana di Simone Calori sta regalando emozioni straordinarie ai suoi tifosi, che toccano il cielo con un dito per quello che sta combinando la loro squadra. Vincere a Poggi Bozzi non era certo facile, i biancorossi sono riusciti in questa grande impresa. Il vantaggio è arrivato in apertura, il tocco dell'ex montevarchino Gistri mette in discesa la squadra valdarnese, che raddoppia alla mezz'ora con il baby Petrioli. Sulle ali dell'entusiasmo ora i terranovesi insistono e devono contenere però il ritorno del Poggi Bonzi. La formazione di casa accorcia le distanze con Bellini. Si vale a riposo sul 2-1 per il Terranova Traiana, che in apertura di secondo tempo subisce la rimonta del Poggi Bonzi con Barbera. Sembrava già questo un buon risultato, ma Calderini e i suoi ragazzi non avevano fatto i conti con Gautieri, che indovina il giusto pertugio regalando l'impossibile alla sua squadra. Terranova Traiana in lotta più che mai per la salvezza. E invece si ferma la miniserie utile della San Giovanese contro la bestia nera Gavorrano. Scontro diretto in chiave playoff al Malservisi Matteini tra Follonica Gavorrano e San Giovanese. 3-4-1-2 per i maremmani, 4-3-1-2 per i valdarnesi, arbitra Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino. Una cinquantina i tifosi ospiti al seguito. Partita che si accende al 12° minuto quando lo russo su calcio di punizione chiama all'intervento Cipriani, con il portiere della San Giovannese che sbatte contro il palo e che si infortuna leggermente per poi riprendere. Nuovo brivido sempre nella stessa porta alla mezz'ora quando su corner dello stesso lo russo Zar, che fa il trequartista, si improvvisa difensore e per poco non fa autorete colpendo la traversa. Al 43° il Follonica Gavorrano spreca una buona occasione con Macchi, che servito dallo russo preferisce il tiro anziché cercare un compagno di squadra. Cipriani sventa. Il primo tempo si chiude dunque con le reti ancora immacolate. Si rientra in campo con gli stessi effettivi del primo e subito ci sono due episodi da moviola da una parte e dall'altra su cui l'arbitro lascia correre. Il primo al 46° con Marcheggiani che va giù in area della San Giovannese ed il secondo al 51° con un presunto tocco di mano di un rosso bianco blu nella propria area. Il gol che decide il confronto arriva però al 65° quando Macchi serve un pallone d'oro allo russo. Sulla respinta del portiere azzurro irrompe Lepri a fari spenti, mettendo in rete Follonica Gavorrano 1, San Giovannese 0. La parte centrale del secondo tempo passa alla cronaca soprattutto per le sostituzioni, che non cambiano però granché la fisionomia e l'inerzia della gara. Al 75° l'ex di turno Giacomo Vanni guadagna punizione ai 20 metri. La battuta spetta a Zar, che però trova la barriera e rimedia soltanto un corner. All'86° occasione quasi speculare sull'altro fronte con Marcheggiani che viene fermato fallosamente e che poi ci prova sul calcio di punizione conseguente. Cipriani blocca. L'arbitro concede 5 minuti di recupero, ma la situazione non cambia più, finisce 1-0 per il Follonica Gavorrano. E brusca frenata anche del Trestina, che dopo due vittorie conosce una profonda delusione contro il Flaminia Civita Castellana di Federico Onofri. Sconfitta amara per il Trestina, che sciupa tante occasioni da gol e alla fine si deve arrendere al Flaminia Civita Castellana, che sbanca il Casini e ritrova una vittoria che mancava dal 15 gennaio. Si interrompe invece la striscia positiva dei bianconeri di Farsi, che rimangono impantanati in zona playout. Prima del fischio d'inizio premiato Federico Cenerini per le 100 presenze con la maglia del Trestina. I locali sfiorano il gol del vantaggio dopo nemmeno due giri di lancette, quando Di Cato sgasa sulla destra e poi serve breve
Chievi, che è bravo a girarsi, ma poi da buonissima posizione calcia clamorosamente alto. Alle 32esime Ferri Marini ad andare a centimetri dal gol, ma il suo colpo di testa dopo l'ottimo cross di Della Spoletina si perde sul fondo. Lo stesso numero 9 delle Trestina ha un'altra chance al minuto 40, quando sul lungo lancio di Cecuzzi scappa sul filo del fuorigioco e poi tenta il diagonale con il pallone che viene respinto da Gasperini, che salva i suoi. E così le due squadre rientrano negli spogliatoi al termine del primo tempo con il risultato bloccato sullo 0-0. Ad inizio riprese ancora Ferri Marini, ben imbeccato da Belli, a tentare la conclusione vincente, ma anche in questo caso è determinante l'intervento di Gasperini, che devia il tiro in calcio d'angolo. Il Trestina continua a macinare occasioni da gol e al minuto 58, dopo il colpo di testa di Gramaccia, è breve ad avere la palla giusta, ma anche in questa occasione la sua conclusione finisce alta. La legge delle gol sbagliato, gol subito, si palesa al Casini, con il Flaminia che al primo tiro in porta passa in vantaggio grazie a Sirbu, che al 60esimo salta Brevi, si accentra e con questo diagonale batte un non impeccabile Montanari e porta in vantaggio gli ospiti. Il Trestina accusa il colpo e al 69esimo, su un brutto pallone perso in uscita, il Flaminia vola in contropiede con Mattia, che poi serve José Abreu, che prima controlla e poi con il piattone destro spedisce la palla in fondo al sacco per il gol che vale il doppio vantaggio. Ospiti che rimangono poi in 10 uomini al 75esimo, quando Lo Curto rimedia il secondo giallo e la conseguente espulsione per il fallo commesso ai danni di Dinolfo. I bianconeri di casa provano a riaprire la partita al 90esimo con questo destro dalla distanza di Barbarossa, respinto in qualche modo da Della Pina. Dall'altra parte Montanari è bravo ad uscire prontamente e negare le tris a Celentano. Sul ribaltamento di fronte si stampa sulla traversa l'ultimo tentativo del Trestina con Belli. Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro Stefano Re De Paolini. Finisce così allo stadio Casini, Trestina 0, Flaminia 2. Un flash di calcio femminile, buon pareggio dell'Arezzo calcio femminile oggi a Cesena. Testini voleva continuità e alla fine torna a casa soddisfatto con le sue ragazze, che portano a casa un bel punto da Cesena. La squadra locale era passata in vantaggio con la Cuciniello, ma l'Arezzo ha avuto la costanza di non perdersi d'animo e ha raggiunto il pareggio su calcio di rigore trasformato dalla Panayotu. Che le ragazze Amaranto avessero la luna giusta lo si è capito da come hanno interpretato la partita. Non è un caso che abbiano raddoppiato con la Cagnina. Un risultato che ha messo in discesa la squadra, che tuttavia ha dovuto fare i conti con la reazione della formazione locale, che ha pareggiato con la Secchi. Il 2-2 conferisce qualità e concretezza alla prestazione della CF Arezzo. In conclusione, prima della pallavolo abbiamo due servizi, una notizia di basket che è arrivata proprio in questo momento: sfortunata trasferta della SBA ad Altopascio, proprio all'ultimo secondo la formazione aretina è stata battuta per un punto, 8-0-7-9, dalla formazione locale. La squadra aveva in mano il match e poi nella ripresa ha avuto un calo di rendimento e di concentrazione. Domani sapremo essere più precisi. Intanto parliamo di pallavolo femminile Serie B2, grande spettacolo a Prato Vecchio. Grande serata di volley al Palasport di Prato Vecchio. L'arrivo della capolista Montesport di Montespertoli ha acceso gli interessi degli appassionati e non c'è dubbio che la pallavolo nel centro alto casentinese sia un qualcosa che supera i semplici connotati di un evento sportivo, visto l'enorme richiamo che le ragazze di Latini e Sordi hanno in zona. Il 3-1 finale premia la freddezza delle ospiti, che nella prima frazione hanno dovuto fare i conti con la leggiadria e l'entusiasmo del sestetto casentinese. Infatti le ragazze dell'Arnopoli si sono aggiudicate il primo set al termine di una estenuante frazione che si è conclusa con il parziale di 29-27. Una prima parte dunque bellissima, con una lotta punto a punto con tanto di muri in contromano. La regia di Dalmaso, Carrisi e del libero Ronconi è stata continua, alla pari delle bordate in via centrale di Matrullo e Milli, con l'Antonelli che ha elettrizzato il pubblico con le sue schiacciate. Poi gradualmente i valori sono venuti a galla e la formazione ospita ha iniziato a giocare. Come sai, non è un caso che sia capolista imbattuta. Alla fine il punteggio è riso alla formazione senese, che con Casini ha fatto la differenza soprattutto
soprattutto nel secondo set con le pratovecchine arrivate a quota 22. La sconfitta però non intacca la quarta posizione in classifica. Prossimo appuntamento a Calenzano sabato 21. Nella Serie C di volley, seconda formazione consecutiva del Foiano, che non è più fanalino di coda, sconfitta invece per il Cortona. Intanto prosegue la marcia del Club Arezzo. Non si ferma la marcia del Club Arezzo, i Botoli non faticano più di tanto e passano con relativa facilità anche a Chiusi davanti ad una squadra che sembra essere la lontana parente di quella di 3 anni fa. I ragazzi di Mirko Morelli hanno subito iniziato a martellare la squadra di casa con il loro gioco migliore, attacchi contromano e muri invalicabili. In pratica non c'è stata partita. Netta la superiorità del sestetto nero amaranto e la lettura dei parziali chiarisce i valori in campo. 18-25, 19-25 e 12-25. La compagine aretina resta al terzo posto. Sabato prossimo gran derby al Palamaccagnolo con il Cortona. La squadra di Marcello Pareti ieri sera ha perso 3-1 a Rufina con la Remo Masi. E chiudiamo con il quadro dei risultati in eccellenza, ricordando che in Umbria prosegue la corsa del Sansepolcro, che oggi è allungato grazie al successo esterno di Cannara, doppietta di valori al pareggio dell'Ellera, quindi aumenta il vantaggio della formazione bianconera. Questo è il quadro invece in Toscana, girone B, Baldaccio Bruni sconfitta 3-1 dalla Rondinella. Poi il nuovo successo esterno, quello della Zenita, Castiglione Fiorentino con la Castiglionese per 1-0, Chiantigiana Prato 5, Prato 2000 5-0, Colligiana Figline 2-0, Firenze Ovest Fortis 1-0, 0-0 tra Mazzola Valdarbi e Signa, Porta Romana Foiano 4-3, Siena Lunghese Pontassieve 4-2, riposato la Lastrigiana. Ecco la classifica generale: Figline 55, Colligiana e Castiglionese 45, Zenit 44, Rondinella 42, Fortis 40, Signa 39, Mazzola e Pontassieve 38, Sino Lunghese 35, Lastigiana 34, Baldaccio Bruni Anghieri 31, Firenze Ovest e Foiano 28, Porta Romana 27, Chiantigiana 21, Prato 2008. È tutto per Domenica Sport, grazie per essere stati con noi. Tra poco la replica di Arezzo Città di Castello e domani sera non perdetevi Sotto Rete con Carolina Pucci. Buonasera.